Thank you.
Dögnum gessi marri, hittar að kalla dömala. Nóð mótjum djáttin kollir að það prófættir minna. Nóð mótjum djáttin kollir að það prófættir minna. Non vo cambiat in collera, sa proboi canina. Thank you.
santo martir. Perché? A momenti di venir quel gran sac destinato vi sposo dal tutore. E se è vostra moglie, e io non mi può sposare. Ma quando io penso all'espressione d'amore che gli sarà per farmi. Che c'ero? Io che sono? E mai accerrete da voi questa manina? Non basta che io mi sia di Lanzarano, tanto segretamente, a voi e consorte, sarò una potestina, con cui consento di sposarmi in segreto del tutore. Sarò per suo, non se ne cederò, di tutte loro, e bene finirà. Ma intanto, a mezzanotte, con il solito mezzo destro, la sua trovare mi verrete, e allo punto del giorno partirete. Oggi, con perire che tu torni a corno, tempo di peni, e io mi chiamo, dunque senza rugio, andate, fino alla mezzanotte, ritornate. Ubbidisco, ancora non so le sei. O di come voi rovinate? Oh, no! Perbacco, tutto il giorno perché chiusa nel vostro appartamento? Pensate che a momenti ritorna qui Blansac, destinato in sposo. E basta, forno marito voi. Anzi sia fatto, e lesso. Signor padrone, signor padrone! Che stato? C'è il signor D. Come diavolo si chiama? Aspettate che vado a domandare il suo nome. E Blansac sicuramente. Signor sì, un nome innac. Artac. Stordito. Gioia, che imbarazzo. Vuoi incontrarlo? Voi pensate al modo di ricevere lo sposo? Degnamente! Vado anch'io, servo suo! Servo! Senti! Son qua! Senti che armi di quel sposo! Quanto ti processo, infatto per accesso. Onde, signora? Capisco che all'uccidere la mia cugina piace molto pensare. Non ho capito neppure una parola. E signora, senti, affatto dei miei leggi, e cerchiaccio di con voi, faccio tagli. Ma parlate con me o con il muro? Perdono alla sua gran bontà, così che, se si può... E se ne può! Oh.
Quanto
Thank you.
acquistare un cor di donna, un Blansac impossibile. Eccolo qui, serviamo e a servir la padrona. Incominciamo. Sono punto e la vedremo. E voglio che cantar fosse l'uccella e seguiva al padrino per lieto. Serra difensosa! Taccia! Oh, bella, ti lascio in piazzo. Ma conosciamo prima se gli sarei varrete la felice. Ah, quella Giulia posso offrirmi una volta tutti miei nella vita quest'alma. Ma perché mai c'è l'aria chi mi adora? Questo potete essere un amante tenero. Tenerissimo. Con vostra buona grazia, non mi credo. Questo è un ingiusto fragio. Voi volerete piacere a tutte, e se una di libero non mi sapete interessare. Va bene. Ma perché mai quell'altro fatabau? Signora. Un pezzaccio di leggero. Ah, che chiudo non sono, e di costanza l'età mia il petto, ma i suoi dritti su mie ragioni prende, finché di vero fui correr potei di bella in bella. Ma se d'esser fido ad una degna sposa, io giurerò, e solo eternamente adorerò. E se davvero voi fosi volando di cantare. O cielo, che vuol dire questo? Bella, si rivescola. È divina di cielo e di un cielo può far la sorte. Ella di già s'ascende. E io voi certo. A qual dubbio che somma offende? Thank you.
Thank you.
testa con prigione, sì, alla testa con prigione, sì, alla testa con prigione, rientrata nel salone. Han detto che da ben tipi venga. Signor no, ma non importa. Allora che si sta soli si prova noia, ma fossi sì. Vicino la signora Giulia, mi capito, è vero, si sta bene, anzi benone. Ah, bravo, hai dello spirito. Vedete come si vanno calunniando le persone. Dicono che sei sciocco. Oh, signor mio, grazie. Voi siete buono. Addio, addio. E ognuno mi dice sciocco, anche Tonietta, se fuori amor con lei. Me ne dispiace. Ah, finiamo le ciarle, si fa notte. Chiudiamo porte e finestre. Bevuto un pochetto, cominciamo da questo gabinetto. Alle cici ho offerto una forte povera manica a mia cugina, e quella vino che c'è la tenersa
tempo aspettato. Ora capisco tutto. Thank you.
Amore dolce mente,
Della vostra bella sorte, dico solo in verità.
so che donne scapizion, perché m'accerto un poco di timore me lo fa dire dal suo servitore. Ma che vorrai mai dirmi? Ah, certo è denato qualche grave accidente. Vien mezzanotte, io sono impaziente. Perché spariste? Già si è ritirato dal villa, amico vostro. Un po' troppo perseguitate Giulia. Che ne fate troppo? Io l'ho cercata in vano. La troveremo. E il contratto domani noi firmeremo. Ritiriamoci ai ponti. Bella Lucilla, addio. E in mezzanotte, o qual amore mio. Tu segui mio Germano. Servo. Cosa è successo? Vostra cugina in questo appartamento a mezzanotte ha dato un rendezvous. A chi? Al signor Blansack. Come? Tacete, fate come io. Tacete, o nascerà qualche diavolo. Germano! Son qua. Mi fagiolo, lo fac, in te lo potessi, faccio per imparare, ma non è mai, che c'è bene, non c'è nessuno, un rendezvous, e si la toglietta per la mano mi regala di solito uno schiaffone e il signor di Blansack mi può insegnare il mestiere e da lui voglio imparare. Qui bisogna nasconderci, ma dove? Oh, lì, sotto la tavola. Che gusto sarà il mio, imparerò. E domando a che Tonietta trovi caro e carino il suo Germano. Apro la porta a noi, sotto, piano piano. Come? Come? Qui il signore.
due rendezvous, di vedere io tutto il re, di vedere io tutto il re. Come va?
Lucilla,